dei Ternani. Il Ternano si è montato la destra. Prendi per esempio il tifoso medio normale, perché penso che qualunque altra piazza d'Italia si è montato la destra dopo quattro vittorie consecutive, si sarebbe un po' montato lo la destra. Lo so, però chi conosce il calcio non osso pensare quello che avrebbero ma chi conosce il calcio tipo Lucio Langia, Giovannetti, questi lo dicevano. Stai dicendo a quell'altro che non capisce che questi lo dicevano, che la Ternana non è possibile. Ma l'abbiamo detto anche, ma perché ti riferisci a quella? Qui, no, come ci sei venuto qua? Anche voi, certo. Però, Morigoni, no, no, scherzo, ma poi è anche un amico, gli voglio pure bene. Beh, mi stavo scherzando. No, per dire, però, il Ternano medio, il Ternano medio pensava che noi quest'anno andavamo in Serie B. No, non è vero, non è vero. Il Ternano medio non lo pensa. Io che ho invece il polso del popolo di Rossoverdi, su internet, tu c'hai Facebook, dai, con Briotti e Scannati. Ma quanta gente! Io su Rossoverdi vedo che ancora invece. Ma scappate, io ironizzo, no, io sempre. Io su Facebook ironizzo sulle sue uscite e basta. Forum, a me piace ironizzare e basta. Vabbè, ma la Ternana è una squadra che si deve salvare. E che dobbiamo, anzi, cercare di. Però noi dobbiamo anche analizzare quello che accade, no? No, sbaglio, dico. Parlate voi. No, nel senso che sì, è vero, si deve salvare, magari arriverà a metà classifica, eccetera. Però noi dobbiamo, nonostante tutto, dobbiamo analizzare quello che accade sul campo e quello che accade fuori. Se no, voglio dire. No, e posso... tu che hai visto? Io? Baldassarri. Baldassarri. Allora, senti, ribadisco, ti do uno spunto, cioè, leggi questa prima mail che è arrivata. Si ricorda, potete intervenire a umbriavivo@libero.it. Umbriaviva. Viva, aprire la bocca. Ah. Poi c'è anche l'indirizzo sotto pressione, sì, tra l'altro. Ma prova deficiente, dici, giusto? No! Grazie, andiamo avanti. Sì? Non mi riferivo a te. Che dice? Meno male. Allora, la prima mail che ci scrive Matteo è: qualcuno saprebbe dirmi qual è il gioco della Ternana? Io lo spiego io. Me lo sentivo, glielo spiegavi te. Allora, io posso dirvi, posso parlare di schemi, di uno in particolare. Allora, ribadisco quello che due settimane fa ho detto, cioè che sicuramente la Ternana era migliorata, il mister sicuramente, tanto che ho fatto la battuta sul sistema operativo del mister, che era stato aggiornato e che effettivamente faceva delle cose che lo scorso anno non avevo visto. E questo è vero, certamente deve migliorare, perché come tutti, ripeto ahimè le stesse cose, gli avversari hanno gli osservatori, gli avversari vedono le partite, vedono che noi giochiamo soprattutto sugli esterni, blocchi gli esterni, hai bloccato tutto, e non a caso ultimamente lo stesso Concas ha sempre il giocatore con marcatura quasi fissa, sempre il giocatore più importante, tra virgolette, con più carisma, eccetera, su marcatura, e là non veniva la parola. Per quello che riguarda il gioco, lui ci ha fatto vedere, il mister ci ha fatto vedere alcuni schemi piuttosto carini all'inizio del campionato, eccetera. Logicamente deve migliorare e deve cambiarli, ma quello che è venuto meno è stato lo schema più importante, che è stato lo schema portante delle prime partite di campionato, che si chiama culo. Quello è lo schema, famoso fattore C di Sacchi. No, quello è stato uno schema fondamentale per le prime partite. Adesso ultimamente non c'è stato questa cosa e quindi c'è stato qualche problema in più. Adesso la prendo a scherzare, però diciamo che è venuta meno la fortuna, che è sempre piuttosto importante. Logicamente adesso Baldassarri deve ragionare su come ovviare ai blocchi che in modo logico e ovvio gli allenatori avversari fanno sulle nostre fonti di gioco. Ma dopo qualcuno potrebbe spiegare che significa gioco, perché io ancora in 42 anni del campo non l'ho capito. Perché tu sei nato già adulto. No, che significa gioco? Cioè, la Ternana non è già un gioco, che significa questa parola? Allora, gioco, che qual è il gioco? Qual è il gioco? Cioè, questa parola gioco. Qual è lo schema? Io ho parlato di. No, spiegamelo tu. Nell'ambito del mondo del calcio, che significa? Il calcio è un gioco, no? Il gioco è, per esempio,
sfruttare le fasce, sfruttare la parte centrale del campo. Questo non è il gioco, cercare è un... di portare avanti i terzini. Il gioco è tattica. Ecco, appunto. La tattica. Beh, vabbè, tattica, quando uno dice il gioco è questo. Io però già uno con senso offesa per la trasmissione si chiama la destra del pallone, il pallone la più tattica si no, sviluppa, più popolare. Si sviluppa durante le cioè non si adesso si mi sento Rizzo, Rosario, tu che eri? Che cosa vuoi sapere? Io voglio un'analisi precisa della partita. La partita intanto un freddo cane. Bene. Tanto per iniziare, ecco. E poi devo dire, chi parte a tavoletta in genere poi raccoglie poco, perché mi rifaccio a quello che hanno asserito i nostri amici qui presenti, e vale a dire che squadra che parte a tavoletta poi si conosce bene e il modulo non è più di tanto, logicamente, e quindi si prendono i provvedimenti. La gara è stata una gara, secondo me, la più brutta di questa stagione della Ternana. La più brutta perché inconsistente, poco pericolosa, poche idee, nessuna verticalizzazione, fasce logicamente bloccate, con una squadra, secondo me, inferiore al Pescina. Squadra che non ha mai vinto, squadra che ha più pareggiato e ha perso. E Maurizi, secondo me, che non è un tecnico, ma è un tecnico ex di calcio a 5, perché d'altronde oggi si vanno a ricercare i tecnici nel volley, in pallacanestro, nel basket. Abbiamo visto l'ultima richiesta di De Laurentiis che vuole Montali. Secondo me Manini non sfigurerebbe in banchina. Chi? Gigi. No, qui c'è da dire una cosa. Perché il problema è che non si riesce troppo a giocare ancora. Qui è il gioco delle carte. Ho sentito anche prima che Luciano diceva non siamo partiti per vincere il campionato. Questo è stato detto ufficialmente, forse ufficialmente domenica nelle interviste, o forse è stato asserito anche dopo Pescina, dopo la sconfitta di Pescina, col Pescina. Però devo dire che strada facendo tu ci prendi gusto. Non è che i tifosi si sono illusi, perché la forza di questa Ternana è una forza che era ricca di componenti, di omogeneità, che però alla prima sconfitta si sta sgretolando, nel senso come... Perché il carattere è quello dell'altro anno, lo sanno. Esatto. Il carattere è quello dell'altro anno della squadra. Con un Bavini e Cardone in meno, direi. Tra non abbiamo, con a mio parere, Bavini, volevo aggiungere una cosa. Non abbiamo alternative. Non abbiamo alternative perché ho visto... Purtroppo, perché per me è sempre un grande calciatore, un Romano Totti Borsoi predicare nel deserto. Ho visto non è il giocatore che ci stiamo aspettando. Ma non è il giocatore che ci stiamo aspettando. Gioca 10 minuti a partita. Però non velocizziamo neanche più come forse abbiamo velocizzato all'inizio di questa stagione. Abbiamo purtroppo Giorgio Noviello, che a mio parere è uno dei migliori trequartisti di questo girone, ancora non in ottima condizione. Abbiamo un Lasceb che è entrato al primo minuto, però logicamente non potevamo pretendere quello. Ma io la partita l'ho vista, secondo me l'unico che ha creato qualcosa è stato Lasceb. Io non lo so, cioè magari tu l'hai abbiamo un reparto, quello più importante all'interno di una componente di una squadra, la difesa, che purtroppo continua a fare errori. Come forse se tu vai sul risparmio? Esatto, e poi ecco, gli avversari l'abbiamo visti, tu hai visto la gara, io ero lì a Cava dei Tirreni, gli avversari non erano veramente così trascendenti, a parte Tarantino, a parte questo Variale che ha velocizzato molto le azioni della Cavese, a parte questo Favasuli che è un uomo in più di categoria superiore, poi diciamo gli altri erano molto inferiori al nostro blasone, peccato perché... Secondo te c'è un motivo per cui... Cioè, l'attaccante più veloce degli avversari da qualche partita questa viene messo sempre, ecco, viene sempre messo nella stessa zona del campo a fare sempre lo stesso schemino semplice perché abbiamo una difesa, ci sarà un motivo, una no? difesa lenta in primis, e poi in questa categoria a mio parere comunque si dica serve un attaccante veloce. Un attaccante veloce, perché in queste categorie qua se non hai un attaccante veloce come ce l'ha il Pescara con Sansovini, ma come no? Baricentro più basso è il Catanzaro, per esempio il Catanzaro con Caputo sta facendo delle cose veloce, come dice lui lui dice veloce tipo io faccio tipo Miccoli, facciamo un'ipotesi, va in profondità scattante rapido, Noviello non te va in profondità, te fa quel tipo